clemenza di Tito, di Mozart, ovvero di un'opera cosiddetta seria, composta in un momento storico in cui l'opera seria era assolutamente in declino in favore dell'opera buffa. E si dice appunto che in realtà non è una vera e propria opera seria, perché è un'opera seria dal punto di vista della trama, del libretto, ma da un punto di vista strutturale e anche per la presenza di concertati che normalmente erano rari, se non assenti, nella struttura dell'opera seria, è una sorta di mix, no? Dei due generi, perché si è composta un'opera seria con una struttura e con delle modalità da opera buffa, proprio a sottolineare un momento anche di passaggio. In realtà è proprio quello che affascina, a me personalmente affascina, è questo senso di recupero quasi decadente, no? Quasi nostalgico di un genere glorioso come quello dell'opera seria. E questo lo si vede anche nel modo di la scansione anche dei recitativi secchi e delle arie, che però tutto questo viene in qualche modo mediato da influssi più moderni, come l'uso ampio di concertati, molti recitativi accompagnati, quindi una concezione drammaturgica sicuramente che guarda in avanti e non guarda indietro, ma guarda indietro invece dal punto di vista musicale, perché per esempio anche l'orchestrazione e il modo di trattare la musica è molto artigianale, e questo è un aspetto più antico della musica settecentesca, e questo è quello che poi in casi come questo distingue autori come Handel in passato da un Croft, Bach da un Telemann, Mozart da un Sliwecek, che voglio dire. Questa è la differenza, che quando poi un autore di questo livello si misura con queste forme, in cui c'è un'attenzione, un cesellare, un'attenzione proprio al particolare che sorprende e che poi determina i capolavori. Il lavoro è stato in particolare in questa produzione molto interessante per me, perché ho avuto modo di collaborare con questa messa in scena, con questa regia estremamente attenta al particolare. Ogni gesto, ogni movimento ha un significato. Una cosa che amo molto, per esempio, è l'utilizzo del silenzio, dei silenzi teatrali in forma, in senso retorico, quindi dare importanza anche ai momenti in cui la musica tace, ma è proprio in quei momenti in cui si capisce che il silenzio è musica e quindi dà significato. Quindi per me, che oltretutto è un debutto, misurarmi con quest'opera è molto stimolante e affascinante. Io che ho praticato tantissimo l'opera seria settecentesca, ripeto, mi affascina molto questa reminiscenza, ma è solo una reminiscenza dell'antico, che mischiata al moderno crea quell'atmosfera che io non voglio chiamare decadente, ma è un'atmosfera che recupera e affascina in un certo senso. Questi momenti storici di passaggio che a me affascinano molto, e quindi sono molto soddisfatto e contento di questa produzione.